Dopo una lunga pausa, ma con gli allenamenti che non si sono fermati, per la Fenice Libera Virtus comincia un importante girone di ritorno per il campionato di Serie B2 donne. Le ragazze allenate da Pino Tauro sono attese al delicato confronto esterno del 10 febbraio in trasferta contro la formazione della Accademia a Benevento. Sono passate 2 settimane dalla sconfitta subita a testa altissima contro la terza forza del campionato, la Oblon di Napoli, con il punteggio di 3-1, e chiudere in classifica il girone di andata con 14 punti all'attivo, frutto di 5 vittorie ed 8 sconfitte, non è di certo la classifica che si meritano. A questo punto è logico che il girone di ritorno debba essere costellato da partite importanti e soprattutto anche nel conquistare punti pesanti lontano da casa, ed è questo l'obiettivo che si propone di fare la formazione virtussina. Di contro, l'Accademia Benevento, che si trova al penultimo posto in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria e 12 sconfitte, potrebbe essere il fattore dominante per cercare la prima vittoria esterna della stagione di questo 2024 e di questa seconda parte di stagione, in modo tale da cercare di raggiungere la salvezza quanto prima.